Era un mio desiderio nel giorno del mio compleanno, 69 anni e 40 anni di sacerdozio, portare la Madonna sopra la città di Casalsa e di Zoppola, sopra tutti gli altri paesi e frazioni, per benedire con la Madonna di Loreto, e ringraziare e soprattutto chiedere l'aiuto che ci aiuti a passare e finire questo lockdown, questa pandemia al più presto possibile. Allora, oggi voi partite dall'aviosuperficie Casale di Codroipo. Partite e andate verso Casassa Delizia. Alizia. Dunque, passata il tagliamento, lei con la Madonna in braccio passa sopra Casassa e tutte le zone limitrofe a Casassa E Zoppola. e Zoppola anche. Ecco, e nel frattempo suoneranno le 16:30, suoneranno le campane a distesa come saluto alla Madonna perché ci dia questa guarigione da questo virus. Alessandro Snidero, come mai oggi lei va in elicottero assieme al Don? Ma diciamo che questo volo qua è stato chiesto a me da parte di Don Arturo in quanto festeggia i suoi 69 anni e insieme alla Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori, abbiamo deciso di unire le due cose e di sorvolare, diciamo, la zona di Casarsa, Olcenigo, Fiume Veneto, Pescincana. E dunque quanto durerà questo volo? Ma questo volo durerà all'incirca 45 minuti. Siamo già ovviamente in contatto con i vari enti di controllo di Aviano e Casarsa appunto per il sorvolo, il quale hanno preso la cosa con entusiasmo. Con entusiasmo, sì. Ha preso anche cosa? Vai con lui. Don, allora com'è andata? Com'è andata? Che esperienza? Bello, emozionante e spero che la Madonna veramente aiuti le nostre popolazioni, i nostri paesi a riprendere con gioia, con serenità e con tanto entusiasmo. E anche a me abbiamo fatto 40 minuti di volo con i 40 anni di sacerdozio, quindi meglio di così. Ecco, Dunque, lei questa notte può dormire tranquillo. sì, perché è un po' di notti che non dormo, quindi adesso posso dormire tranquillo. Benissimo, allora salutiamo tutti. Grazie, arrivederci, ai prossimi traguardi.